Margherita delle Stelle, tutto sul nuovo film Rai dedicato a Margherita Hack. Margherita delle Stelle è uno dei nuovi film realizzati da Rai Fiction. Come suggerisce il nome, al centro c'è la storia di Margherita Hack, famosissima astrofisica, in occasione di 100 anni trascorsi dalla sua nascita. Il film è tratto da Nove vite come i gatti, il romanzo autobiografico che scrisse Hack al compimento dei suoi 90 anni. La storia parte sin dal periodo della sua infanzia e dell'adolescenza. Questa parte della vita in particolare è stata molto importante per lei, come viene raccontato nel romanzo, in quanto era proprio il periodo della Seconda Guerra Mondiale, con tutte le conseguenze del caso. Da Cristiana Capotondi, che interpreta Hack, viene raccontato il modo in cui quest'ultima si è lentamente appassionata all'astrofisica, iniziando a studiarla e sfidando le convenzioni dell'epoca. Al centro viene anche raccontata una storia di emancipazione, e poi, come raccontò anche Hack, di tutte le volte in cui lei stessa si è divertita a creare scompiglio con il suo carattere divertente ed esuberante. Nel corso del film viene narrata anche la sua vita privata, di cui in pochi conoscono i dettagli, la conoscenza con suo marito ed il matrimonio, oltre al rapporto con la famiglia e soprattutto con il padre Roberto, che per tanti motivi fu di grande importanza per lei. In Margherita delle Stelle si fa luce anche sull'impegno sociale di Margherita Hack. Ad interpretare Margherita Hack in giovane età sarà Cristiana Capotondi, che più volte si è detta entusiasta per un ruolo così importante e così particolare. Nello specifico, lei stessa ha dichiarato di aver dovuto lavorare molto per ricreare l'inconfondibile accento toscano dell'astrofisica. Al suo fianco tanti altri attori molto noti nelle fiction e non solo. Infatti, c'è Cesare Bocci che interpreta il padre di Margherita, Roberto, e poi c'è Flavio Parenti. Quest'ultimo viene ricordato dai telespettatori soprattutto per il suo ruolo in Un medico in famiglia, e sarà Aldo, il marito di Margherita Hack. Per quanto riguarda la data di messa in onda, ancora non ci sono certezze, ma le riprese, che erano iniziate nel mese di marzo, adesso si sono concluse. Perciò si inizierà con una fase di post-produzione che non dovrebbe durare molti mesi. Secondo molte indiscrezioni il film andrà in onda nel mese di dicembre, salvo cambi di programmazione, ed infatti sono state divulgate delle immagini del trailer. Voi che cosa ne pensate? Vi sembra interessante questo film su Margherita Hack, e credete che lo seguirete oppure no? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, e iscriviti al canale, per ricevere gli aggiornamenti.